Benvenuti ad una nuova puntata di Informa. Oggi andremo a vedere alcuni piccoli esercizi di mobilità articolare utili per riscaldarvi prima di ogni seduta di allenamento oppure, in generale, per mantenere sane le vostre articolazioni. Andiamo con il primo. Donald ci mostrerà un esercizio per riscaldare le ginocchia con delle piccole flessioni ed estensioni dell'articolazione stessa. Assicuratevi di mantenere il sedere indietro, la schiena dritta e andate a lavorare su due serie da 10 ripetizioni in maniera lenta e controllata. Successivamente potrete seguire delle piccole circonduzioni disegnando dei cerchi con le ginocchia sempre in maniera molto molto lenta. Anche per questo esercizio eseguite due serie da 10 ripetizioni in entrambi i versi. Infine, andando a distanziare poco poco le gambe, potete disegnare dei piccoli cerchietti in entrambi i versi allo stesso modo. Eseguite due serie da 10 ripetizioni anche per questo. Il prossimo esercizio è invece un esercizio di riscaldamento per le caviglie. Andiamo a sollevare il piede interessato e ad eseguire alcune flessioni ed estensioni del piede come se premessimo su di un pedale. Eseguite due serie da 10 ripetizioni anche per questo. Successivamente potete eseguire delle circonduzioni, ossia disegnate dei piccoli cerchietti sia in un verso che nell'altro. Anche per questo esercizio due serie da 10 ripetizioni. Il prossimo esercizio è sempre per la caviglia, ma è leggermente più complicato in quanto coinvolge una pronazione e una supinazione del piede. Eseguite due serie da 10 ripetizioni per entrambi i lati. Prossimo esercizio è per riscaldare le anche. Partiamo con una semplice flessione laterale del busto, spingendo letteralmente l'anca sempre più di lato. Eseguite due serie da 10 ripetizioni e successivamente potete trasformarla in una circonduzione completa, portandovi a disegnare un cerchio completo con il vostro bacino. Sia in un verso che nell'altro, eseguite due serie da 10 ripetizioni. Sempre per preparare le anche al movimento, potete seguire delle aperture e delle chiusure dell'anca avendo premura di poggiarvi su una superficie solida. Eseguite due serie da 10 ripetizioni per entrambi i lati, alternando movimento all'interno e movimento all'esterno. Con il prossimo esercizio andiamo a riscaldare la colonna vertebrale. Cominciamo con delle semplici flessioni laterali del busto per riscaldarla molto bene in questa direzione. Eseguite due serie da 10 flessioni per entrambi i lati. L'esercizio successivo riguarda sempre la colonna e una volta riscaldata lateralmente andremo a riscaldarla frontalmente con delle flessioni e delle estensioni. Eseguite due serie da 10 ripetizioni. Con il prossimo esercizio andiamo a riscaldare invece le spalle. Donald porterà in avanti il piede sinistro e il braccio sinistro ed eseguirà 10 circonduzioni in avanti con il braccio e 10 circonduzioni indietro allo stesso modo, ripetendo per due volte. Anche per questo lato 10 ripetizioni in avanti, 10 indietro per due volte. Potrete eseguire l'esercizio anche con entrambe le braccia contemporaneamente. Se volete, come ci mostrerà adesso Donald, potete piegare i gomiti e poggiare le mani sulle spalle ed eseguirlo allo stesso modo, due serie da 10 ripetizioni, in entrambi i versi. Il prossimo esercizio è per il riscaldamento dei polsi. Andremo ad eseguire delle semplici flessioni ed estensioni della mano per poi passare a delle flessioni laterali. Successivamente, stringendo le mani a pugno leggermente, potrete eseguire delle circonduzioni complete in entrambe le direzioni. Eseguite per tutti questi esercizi 10 ripetizioni. Alla fine, potete passare a riscaldare bene gli avambracci, aprendo e chiudendo le mani, stringendole molto forte a pugno e assicurandovi di distenderle bene bene quando le andate ad aprire. Eseguite due serie da 10 ripetizioni. Per il prossimo esercizio andremo a riscaldare i gomiti. Afferrate il gomito ed eseguite delle circonduzioni complete dell'avambraccio, assicurandovi di eseguirle in maniera lenta e controllata con escursione completa. Eseguite due serie da 10 ripetizioni per entrambi i lati. Per il prossimo esercizio andiamo a riscaldare molto molto bene l'articolazione del collo. Tirando indietro il mento, allineando quindi il tratto cervicale a quello dorsale, andiamo ad eseguire delle semplici flessioni laterali del capo. Eseguite 10 ripetizioni. Successivamente andate ad eseguire delle flessioni ed estensioni del capo, portando il mento verso lo sterno e poi su in alto, come se voleste dire di sì.
eseguite anche per questo esercizio 10 ripetizioni. Successivamente potete passare ad eseguire una circonduzione completa in entrambi i versi. Cercate di eseguirla lentamente, rispettando la vostra articolazione. Mantenete le spalle basse ed eseguite 10 ripetizioni. Evitate di eseguire questi esercizi se soffrite di cervicalgia. Per i prossimi esercizi avremo bisogno dell'ausilio di una bacchetta. Portate la bacchetta al petto, flettete i gomiti e distendeteli. Eseguite due serie da 10 ripetizioni per riscaldare così bene il petto e le spalle. Cercate di mantenere sempre il collo in posizione neutra e di stare molto dritti con la schiena. Successivamente potete eseguire delle semplici spinte verso l'alto, portando la bacchetta dal petto fino al soffitto. Eseguite anche per questo due serie da 10 ripetizioni. Mantenete l'addome forte e stringete i glutei per assicurarvi di non affaticare la schiena. Potete distendere le braccia e portarle dal bacino fino all'altezza delle spalle per completare così il riscaldamento delle spalle per la parte anteriore. Due serie da 10 ripetizioni anche per questo. Successivamente impugnate la bacchetta dietro la schiena con i palmi rivolti in avanti. Eseguite due serie da 10 ripetizioni. Il prossimo esercizio è una semplice flessione degli avambracci. Impugnando la bacchetta, eseguite due serie da 10 ripetizioni. Successivamente potete lasciare la bacchetta e andare ad eseguire delle semplici alzate laterali delle vostre braccia. Due serie da 10 ripetizioni mantenendo il busto eretto. Per il prossimo esercizio, impugnate la bacchetta dietro la schiena mantenendo entrambi i gomiti flessi. Portate a distendere prima un gomito, poi l'altro, ed eseguite 10 ripetizioni, per poi successivamente cambiare lato ed eseguirle allo stesso modo. Così andremo a riscaldare ulteriormente i gomiti e anche la muscolatura dei tricipiti. Prima di chiudere, vorrei ricordarvi l'importanza di eseguire un ottimo riscaldamento prima di ogni sessione di allenamento. Infatti, riscaldare molto bene le articolazioni e i muscoli, oltre a offrirvi una migliore performance, vi permette di prevenire gli infortuni. Per questa puntata è tutto e vi ricordo che se volete rivedere le nostre puntate potete trovarle sul canale YouTube della Nuova TV Basilicata nella playlist In Forma. Arrivederci e alla prossima puntata!